Non ho parole. Questa sentenza è un insulto non solo a mia sorella Carlotta, ma a tutte le donne picchiate, maltrattate e stalkerizzate. Sono svuotata dentro. Ora ho bisogno di riprendermi, ma sicuramente andremo avanti. Io non accetto tutto questo schifo. Parlando con fervore, Giorgia Benusiglio, sorella di Carlotta, la stilista milanese che è stata trovata impiccata a un albero in Piazza Napoli a Milano il 31 maggio 2016, ha appena appreso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano riguardo a Marco Venturi, l'ex compagno di Carlotta, originariamente accusato dell'omicidio della donna e in un secondo momento di averla istigata al suicidio. L'uomo è stato completamente assolto, poiché il reato contestato non è stato ritenuto sussistente. In pratica è stato assolto sia dall'accusa di omicidio che da qualsiasi altra forma di responsabilità legata all'accaduto con la sua ex compagna. Pertanto la riclassificazione del fatto come morte in conseguenza di un altro reato non è stata confermata dai giudici di secondo grado. In termini più chiari e senza terminologia giuridica, i giudici di secondo grado hanno stabilito che gli atti persecutori subiti da Carlotta Benusiglio non l'hanno spinta al suicidio, nonostante il fidanzato fosse stato inizialmente condannato a 6 anni di reclusione nel primo grado, decisione emessa dalla giudice Raffaella Mascarino. Nel primo grado del processo, il pubblico ministero Francesca Crupi aveva chiesto una condanna a 30 anni di reclusione per omicidio. La stessa richiesta di pena è stata ribadita in appello dalla sostituta procuratrice generale Maria Vittoria Mazza, che rappresentava l'accusa. Giorgia Benusiglio, la determinata sorella della vittima, assistita dagli avvocati Gianluigi Tizzoni e Pierpaolo Pieragostini, ha lasciato l'aula con rabbia, sbattendo la porta. Anche la madre, Giovanna Palazzi, ha espresso la sua opinione sulla decisione della Corte. Spero che Carlotta non vede quello che è successo. Questa non è giustizia. I suoi avvocati hanno dichiarato che, dopo aver esaminato le motivazioni della sentenza, presenteranno un ricorso in Cassazione. Sono fermamente convinti che Carlotta sia stata uccisa e l'avvocato Gianluigi Tizzoni ha espresso il suo rammarico per questa inaspettata decisione della Corte d'Assise d'Appello. Siamo convinti che le indagini inizialmente farraginose abbiano minato la ricerca della verità. Secondo sia gli avvocati di Marco Venturi che l'accusa, il modus operandi era diverso. Sostengono che Venturi strangolò Carlotta dopo l'ennesimo litigio, poi la legò a un albero con una sciarpa per inscenare il suicidio. Questo delitto sarebbe stato premeditato, avvenuto in pochi istanti. Inoltre, Carlotta Benusiglio soffriva della sindrome di Eagle, una malformazione delle ossa del collo che avrebbe accelerato il soffocamento. Le dichiarazioni di Andrea Belotti, amico e avvocato difensore di Marco Venturi, presentano invece una narrazione completamente diversa. I giudici hanno preso una decisione coraggiosa. Mi dispiace che i parenti siano arrabbiati, ma qui c'è solo una verità. Una ragazza si è tolta la vita. Questo è stato un processo senza prove. Marco Venturi non ha mai messo in atto persecuzioni o molestie nei confronti di Carlotta. Le accuse erano, e sono, insussistenti, così come i reati per cui è stata comminata la condanna di primo grado. L'assoluzione di Marco Venturi è stata influenzata da varie prove, ma in particolare dalla perizia relativa ai filmati delle telecamere stradali di Piazza Napoli. Questi filmati hanno sempre rappresentato un punto di contesa tra l'accusa e la difesa. Secondo gli avvocati della famiglia della stilista, i filmati mostravano un'ombra che compariva e spariva vicino a Carlotta, e questa ombra sarebbe stata identificata come Marco Venturi, che si trovava accanto alla ragazza poco prima della sua morte. La teoria avanzata era che Venturi stesse inscenando il suicidio di Carlotta dopo averla strangolata. D'altra parte, gli esperti della difesa hanno affermato che quell'ombra non era altro che un artefatto, causato da giochi di luce e ombra dovuti alla deformazione dell'immagine. Questo conflitto di opinioni sulla validità dei filmati ha giocato un ruolo significativo nella decisione finale della Corte d'Appello. Nel corso del processo, il giudice per l'udienza preliminare
aveva già ordinato una perizia sui filmati delle telecamere stradali. L'ingegnere Massimo Giuliani si era dedicato a fondo all'analisi di queste immagini, dedicandovi ben 2 mesi di lavoro. Alla fine, la sua conclusione aveva confermato la tesi della difesa, sostenendo che quell'ombra non rappresentasse la figura di Marco Venturi, ma piuttosto fosse una semplice macchia. Questo responso della perizia è stato un punto a favore dell'ex compagno della stilista, il quale da sempre ha affermato la sua innocenza. Inoltre è importante sottolineare che Venturi è sempre rimasto in libertà durante l'indagine, poiché il tribunale del riesame aveva respinto in 3 diverse occasioni la richiesta di incarcerazione, in quanto le prove raccolte sembravano indicare più un suicidio che un omicidio. Così, già in primo grado, l'accusa di omicidio era stata scartata, ma persisteva l'ipotesi di violenza e stalking che avrebbero potuto spingere la donna al suicidio. Tuttavia, ora, è stata esclusa qualsiasi responsabilità dell'uomo nella morte di Carlotta Benusiglio. In primo grado, il pubblico ministero Francesca Crupi aveva sostenuto la tesi dell'omicidio come l'ultimo tragico atto di una serie di atti persecutori iniziati nel settembre del 2014 e culminati nella tragedia di maggio 2016. Ecco le sue parole, confermate anche in appello dalla sostituta procuratrice generale Maria Vittoria Mazza. Gli elementi raccolti nel corso delle indagini sulla personalità di Carlotta Benusiglio e sul suo rapporto con Marco Venturi escludono realistici intenti suicidiari della donna e rafforzano l'ipotesi accusatoria nel senso di ritenere la responsabilità del 47enne per l'omicidio. Ci sono gli elementi per poter inquadrare la morte di Benusiglio nell'ambito del cosiddetto femminicidio, ovvero l'omicidio di un ex o di un compagno della sua compagna al termine di atti persecutori, maltrattamenti e stalking. La famiglia di Carlotta ha testimoniato, documenti alla mano, che negli anni la stilista era stata maltrattata dal compagno e che lei si era rivolta diverse volte al pronto soccorso per episodi gravi, tra cui un trauma cranico subito nel 2015. Questo è documentato negli atti della procura. Marco Venturi si recava ripetutamente sotto l'abitazione della stessa, appostandosi per incontrarla e spiarne gli spostamenti, anche di notte. L'aggrediva sia verbalmente che fisicamente. L'uomo, al contrario, ha costantemente affermato che il loro rapporto fosse caratterizzato da violenza e tossicità da entrambe le parti e ha negato categoricamente di aver perseguitato Carlotta. Evidentemente i giudici di secondo grado gli hanno dato credito. Ora non ci resta che attendere l'esito del ricorso in Cassazione. Rimane però la disperazione manifestata dalla madre di Carlotta e dalla sorella Giorgia Benusiglio e le loro parole gridate mentre lasciano l'aula del tribunale. Ancora una volta è stata tolta dignità a Carlotta.